Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cristo è risorto. Sì, è davvero risorto. Ecco il ritornello che anima la festa cristiana di Pasqua. Ma è anche ragionevole domandarsi: ci crediamo davvero? Anche i primi diretti testimoni hanno fatto fatica ad arrivare a questa certezza. All'inizio hanno provato disorientamento, perplessità, dubbi. Fu così per Maria di Magdala, che si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. Non abbiamo anche noi a volte l'impressione che, nonostante la fede che pure abbiamo nel cuore, attorno a noi sia ancora buio, tanto buio? Perfino Pietro, il primo degli apostoli, rimase perplesso dinanzi a quel sepolcro vuoto. Erano in due quella mattina a verificare l'accaduto. Pietro e un altro discepolo, che non sappiamo esattamente chi fosse, perché è presentato con queste parole un po' misteriose: il discepolo che Gesù amava. Costui arrivò per primo al sepolcro. Pietro arrivò dopo. Tutti e due videro, ma solo il discepolo che Gesù amava, oltre che vedere, credette. Che cosa? Che Gesù era risorto, che era vivo. Sì, tutti o quasi tutti gli italiani festeggiano la Pasqua, ma quanti sono convinti che Gesù Cristo è risorto? Quanti sono contenti come una Pasqua per il fatto che è vivo? Del resto, se Pasqua non è questo, si riduce a una forma d'evasione. Dopodiché tutto torna come prima. Per poter dire con convinzione sì, è davvero risorto, occorre avere un buon rapporto con Gesù Cristo. Una relazione di profonda amicizia, come era quella del discepolo che Gesù amava. E quel rapporto è buono, è forte, se è a corda doppia. Fede e amore insieme. Se invece è debole, è inevitabile mettere in dubbio tutto. La risurrezione, la vita oltre la morte, la vittoria del bene sul male, l'esistenza stessa di Dio. Perché queste sono cose dell'altro mondo. E per poterle condividere in questo mondo occorre una sensibilità fatta di fede e di amore insieme. Se Cristo è davvero risorto, allora non saranno le cattiverie, gli egoismi ad avere l'ultima parola sulle vicende umane. Perdono e misericordia, allora, potranno sanare anche situazioni croniche apparentemente inguaribili. Se è vero che è risorto, questo mondo potrà diventare davvero una dimora umana, in cui sono di casa giustizia e fraternità, anziché ridursi a giungla dove i lupi sbranano gli agnelli. Se Cristo è risorto, non è affatto questione di poco conto crederlo o non crederlo. Perciò, che cosa augurarci se non che il nostro legame con Lui sia davvero a corda doppia, fede e amore insieme. È questo che intendo dicendo a tutti voi: buona Pasqua. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.